ringraziamo ovviamente Luca La Gamma per il filmato. Piccolo plus rispetto a quello che diciamo prima, la Polisportiva Carso, se non erro, sarebbe nella giovanissima fascia B, sarebbe la prima formazione della Polisportiva a prendere l'Elite. Quindi un gran bel risultato per... Se ne parlava già in estate, Luca, che insomma Carso avrebbero impiantato una squadra importante, insomma, in questa stagione c'era stato uno spostamento significativo di alcuni giocatori in un'area peraltro dove periodicamente vengono fuori squadre, e credo che sia Augusto che Pino che Alessandro possano suffragare la mia tesi o eventualmente smentirla. Ciclicamente vengono formate delle squadre importanti nel Pontino, abbiamo avuto nel passato esempi, ecco, della Macir Cisterna, per esempio, Pino. Augusto, prego. La Macir Cisterna viene dal Pantanaccio. Esatto. Dal Pantanaccio, esatto. E delle persone che uscite dal Cisterna. Ecco. E comunque, insomma, quello è un bacino importante. A Latina ha dato moltissimo al calcio professionistico. Assolutamente. Quindi, insomma, è una sorpresa, ma fino a un certo punto, probabilmente. Anche perché, come si chiama? La Polisportiva Carso. Poi Sportiva Carso è un quartiere, diciamo. Esatto. Cittadina, che stanno lavorando bene. Esatto. Come San Donato, se non sbaglio. Bravissimo. Stanno lavorando pure bene a San Donato. Esatto. Sembra un piccolo centro. Sì, poi è sempre da vedere lo scotto comunque dell'Elite, perché un po' la lontananza, comunque tanti chilometri per arrivare fin là, un po' ovviamente il bacino utenza che è differente rispetto alle romane o comunque a quella della provincia di Roma. Qualche però, cosa pagano sempre come però dazio. Pure quando è nato il Macir Cisterna, dicono così, eppure il Macir Cisterna per tanti anni ha detto la sua. Però anche magari... perché io sono stato uno degli allenatori, insieme a Paolo Varocchi e Sergio Barattini, il primo anno del Macir Cisterna c'eravamo noi. Poi fece la Serie D con Ingrassia, no? Se non erro. Fece la Serie D con Ingrassia, l'ex giocatore del Banco Roma. Sì. Esatto. Ma non solo, c'era la prima squadra e c'era tutto un settore giovanile forte. La prima squadra venne dopo perché la Cisterna si era un po' sfaldato. Sì, dopo le retrocessioni dalla Serie C a Scende. Io dico il Macir come organizzazione e società aveva non solo la prima squadra, ma a seguire c'aveva tutto un settore giovanile che partiva, prima squadra, juniores, allievi regionali, giovani regionali. Che... Però loro puntavano sul settore giovanile, sì, prima squadra, perché poi l'avevano ereditata dal Pantanaccio, sfruttando, se vogliamo, l'onda lunga di un Latina che in quegli anni militava in Serie C, insomma, quindi probabilmente sì, c'erano pure dei derby, ci sono stati, esatto, Serie C, esatto, e quindi contribuiva all'arricchimento, no? del movimento in quella, ma poi già giù era, diciamo, come si dice, una razza un pochettino strana, perché venivano da Veneto. Esatto. Dalla Campania, esatto. Sono usciti i giocatori veramente accidenti. Il loro vantaggio è che c'erano pure un bel impianto, perché loro, se non sbaglio, giocavano alla vecchia manifattura Tabacchi, esatto. Per cui c'erano un bel impianto pure, c'erano due bei campi terra laddove non c'erano i campi sintetico che ci stanno adesso. No. C'erano o campi d'erba o campi di terra, ed era un lusso, e loro era un lusso, perché c'erano un campo veramente bello, cioè, anzi devo dire che, se non ricordo male, avevano due campi in erba. Uno, c'era uno allenamento uno vicino all'altro. Quindi voglio c'era dire, un verticale, un verticale. Ce lavoravano bene. Ora però è un po' un peccato, perché la parte, diciamo, pontina, a parte il Latina che comunque è nella Lega Pro e quindi anche nazionale e tutto il resto, Aprilia ed Anzio, all'ieri del settore giovanile, magari hanno qualche squadra, l'Aprilia ha un'ottima squadra giovanissimi, però poi alla fine il settore giovanile di queste due realtà non è competitivo con le romane. Ah, devo dire che Lazio Lavinio fino a qualche anno fa, quantomeno con la Juniores, era una delle outsider del campionato anche alcune finali. Ha fatto diverse finali. Almeno con Cesarini allenatore, per esatto. Esempio, ne ricordo una con però magari hanno un gruppo e proprio non hanno una filiera di squadre importanti. E infatti il problema di tante società è che non hanno, cioè sono un po' a compartimenti stagni, come dicevi te, hanno un gruppo che portano avanti, che cominciano magari dai giovanissimi, anche l'Artena, ha fatto esempio. Bene i giovanissimi, passano allievi, fanno bene allievi, passano gli ossi, ma dietro non hanno un ricambio naturale, ecco, questo vabbè, è il problema. Anche perché ci aumentare anche le società, là. Che prima c'era Latina, Cisterna, ma Cisterna, poi è subentrata la Priglia, poi il settore giovanile si può allargare e... Tanti ragazzi vanno a destra e a sinistra. Ogni tanto magari il Formia può sfornare un'annata positiva, ma è raro comunque. Ma è raro Formia, perché lì poi è Formia
parte. Formia Gaeta e Terracina. C'è poco. Che saranno 30-40 sì, chilometri. Sì, sì, sono molto prossime come realtà. Anche lo stesso Pomezia, credo che poi specialmente in questa stagione, la prossima, andrà incontro a un ridimensionamento. Sappiamo problemi legati al principale sponsor, alla Di Mare Costruzioni, che credo sia in mano al codore fallimentare, quindi probabilmente anche lì sarà difficile per la formazione del presidente Schiavone. Grande peccato, perché ha lavorato, così bene nel corso degli ultimi anni, è davvero un peccato che possa... Pomezia? Esatto. Sì. Ma Pomezia subentrerà qualcun altro, sì. Ma io mi auguro sempre che possa tornare Franco Mancini, per come la vedo io, per come la vedo io. Poi non lo so. Sì, poi magari uno farà come presidente attuale, farà un po' di meno. Come vorrà sì, e farà un po' di più. L'importante è che rimanga il calcio, perché è un bacino troppo importante e strategico. Perché c'è pure lì un bel bacino Pomezia adesso. Accidenti. Allora andiamo a vedere invece per quanto riguarda anche gli altri campionati. Vediamo ovviamente gli allievi fascia B, spettacolo al Football Club, dove l'Atletico Roma riesce a fermare la Lazio, un rocambolesco 3-3. Vedremo le immagini, i biancocelesti sempre a rincorrere, che sbagliano anche un calcio di rigore. Applausi però per entrambe le formazioni, perché si sono giocate la gara veramente fino all'ultimo dei 4 minuti di recupero. Qualche campanello d'allarme però per la squadra di Inzaghi deve essere registrato, perché è il secondo stop dopo che settimana scorsa aveva perso con l'Ostia Mare di Greco. Ostia Mare che invece sta facendo veramente molto molto bene, e probabilmente qualche sogno playoff lo coltiva ancora. La Roma sale invece a P8, mentre il Tor di Quinto di Marco Moretti si affeziona ormai al terzo posto e va a vincere anche al Sacerdoti, nonostante la pressione del Savio che insegue. In coda invece abbiamo visto appunto il risultato del San Paolo Ostiense, e quella appunto la classifica che ne derivava. Andiamo a vedere proprio le grandi emozioni curate da Stefano Felici della gara tra Atletico Roma e Lazio. Un primo tempo noioso a ritmi blandi, una ripresa entusiasmante e ricca di gol. Questa in sintesi la gara del Football Campus fra Atletico Roma e Lazio, che ha visto i padroni di casa andare in vantaggio per ben 3 volte nell'arco dei secondi 40 minuti, venendo però riacciuffata in altrettante occasioni da una Lazio maidoma e che trova la forza per il 3-3 finale anche dopo un rigore sbagliato a 5 minuti dalla fine. Nel primo tempo, come detto, oltre alla parata di Matera sul tiro ravvicinato di Marin, la Lazio combina poco. Molto possesso palla, qualche tentativo di affondo, ma la difesa dell'Atletico Roma controlla bene ogni pallone, lasciando pochissimi spazi alle punte biancocelesti. Arrivati poi al 34esimo, è proprio il team di mister Baldari ad avere una ghiotta palla gol. Contropiede veloce, Alleva entra in area, ma a tu per tu con Di Piero il tiro del numero 7 di casa va ad infrangersi sulla parte esterna del palo destro. La prima frazione si conclude con un sussulto, ma lo 0-0 rispecchia fedelmente quanto visto in campo. Ripartono le ostilità e al minuto numero 3 ecco il vantaggio dell'Atletico. Alleva pesca dalla tre quarti il non entrato Mastro Pietro, che sul filo del fuorigioco riceve palla e una volta entrato in area mette a sedere il portiere e deposita in rete. Proteste da parte dell'11 di Inzaghi, ma per Tasciotti di Latina il gol è regolare. Non passano nemmeno 2 minuti e da un calcio di punizione battuto da Giordano arriva il pari laziale con Mazzei, che mette dentro da pochi passi dopo un primo tentativo. L'incontro decolla e al 6° minuto sale in cattedra Di Piero, che salva la porta sulla botta ravvicinata di Cataldi. Al 1/4 d'ora però l'estremo difensore della Lazio non può nulla. Bella giocata di Alleva che dà in avanti per Mastro Pietro, tocco di prima in direzione di Minicucci che davanti a Di Piero non sbaglia. Atletico Roma di nuovo avanti. Gioia che però va resettata neanche 5 minuti più tardi, perché ci pensa il destro di Silvagni, servito ottimamente da Lombardi, a rimettere tutto in equilibrio. Non c'è un attimo di tregua e se pochi istanti fa Salvagni si rende protagonista per la rete del 2-2, 3 giri di lancette più tardi lo stesso numero 5 va a togliere il pallone dalla linea di porta sulla conclusione di Zoppis, destinata in fondo al sacco. Si arriva così alla mezz'ora di gioco, l'Atletico continua ad attaccare e sugli sviluppi di una punizione da metà campo la sponda aerea di Alleva ispira lo strepitoso gesto tecnico di Mastro Pietro, che riporta avanti i suoi per la terza volta. La gara però è ben lontana dalla conclusione, visto che al 33esimo il man in area di Zoppis viene fischiato dall'arbitro, che concede il calcio di rigore. Sul dischetto Matera cerca di innervosire il numero 9 Lombardi, che sentendo il peso della responsabilità manda a lato il tiro dagli 11 metri. A 4 dal termine potrebbe trattarsi del colpo di grazia per la squadra di mister Inzaghi, eppure lo stesso Lombardi, suggerito dal perfetto lancio di Pace, trova la forza e la cattiveria giusta per mandare la sfera in fondo al sacco per il definitivo 3-3.
Dopo 4 minuti di recupero, Tasciotti di Latina sancisce la fine dell'incontro. Il segno X serve poco ad entrambe, ma rende giustizia a un incontro dal secondo tempo spettacolare e che ha visto l'Atletico Roma giocare alla pari con i biancocelesti. Per Fuori Area, Stefano Felici. E la torniamo in diretta, intanto Andrea, arriva anche i finali di eccellenza, finali importanti. Accidenti, perché il Pisoniano è caduto tra le mura amiche contro il Monterosi, ci è appena giunta questa comunicazione da parte dell'ottimo Matteo Latini e quindi il Palestrina, che ha colto la decima vittoria consecutiva, balza al comando, quindi complimenti alla formazione di Claudio Solimina, che sta facendo davvero un girone di ritorno spaventoso, imbattuto dall'ultima giornata del 2010, quindi davvero tanti tanti complimenti, poi ne parliamo. Assolutamente, poi fra un'oretta più o meno vedremo anche le immagini delle gare di eccellenza e promozione. Vediamo invece il campionato allievi fascia B regionali, anche qui quattro gironi. Che cosa è accaduto nella giornata di ieri? Partiamo ovviamente dal girone A con il Vista Aurelia, che è la vera cartina tornatore del campionato. Dopo aver fermato l'ultima scorsa il Ladispoli, la formazione del Ceccacci blocca infatti anche l'Ottavia ed il gap in vetta tra Ottavia e Ladispoli torna a meno 1. Si fa sotto anche l'Aurelio, che batte 3-0 la Pescatori Ostia. In coda niente da fare per la Petriana, che fin qui è sempre stata sconfitta. 19 gare, 19 sconfitte per la formazione della Petriana. Nel girone B invece nessuno sconvolgimento di sorta per la zona alta. La Spezia Artiglio vince in goleada 6-3 con l'Atletico Fidene, questa è la classifica che ne consegue. Nel girone C invece nuovo pareggio per la Romulea di Grillo, bloccata dall'1-1. Dietro vincono sia il San Donato Pontino che il Real Tuscolano. L'ultimo girone, il girone G, vede la capolista passare, seppur con fatica, con 4-3 sull'Atletico 2000, e questa è la classifica con la Luma Frascati prima, l'Alba Longa e l'Atletico 2000 in terza posizione. Andiamo a vedere il filmato che abbiamo curato per questa categoria, Atletico Acilia Fregene. Con il sottofondo dell'inno di Mameli suonato in tutti i campi per festeggiare i 150 anni della Repubblica, che entrano sul terreno di gioco anche Atletico Acilia e Fregene per questo turno molto importante per entrambe le formazioni. Se per la squadra di casa c'è infatti la volontà di continuare a cullare il sogno playoff, per il Fregene c'è invece da conquistare al più presto una tranquilla posizione di classifica. Ma al pronti e via è subito l'Atletico Acilia a passare in vantaggio. È il quinto giro di orologio quando dalla sinistra De Vecchis fa partire un tiro cross che mette in imbarazzo Nora. Il pallone è respinto sul palo, ma è l'estissimo Tornesi ad approfittarne spingendo in rete di testa. Partita che si sblocca dunque dopo soli 5 minuti di gioco. La reazione del Fregene al gol subito arriva al 20esimo. Con questa grande occasione per Nataloni su assist di Simonetti, ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Congia. Ma al 27esimo il Fregene si accorge di quanto non sia questa una giornata fortunata. Proprio subito dopo la grande occasione sprecata per il pari, infatti, la squadra di Vigna subisce anche il raddoppio. Morigi recupera un ottimo pallone sulla tre quarti avversaria e punta velocemente la porta, con la sfera che arriva a Spila, che restituisce allo stesso Morigi che a porta vuota non può sbagliare. 2-0 dunque dopo neanche mezz'ora, con il Fregene stordito dal doppio svantaggio che rischia anche...